Buongiorno ragazzi e bentornati sul canale Valoroso IT, il canale dedicato ai retrocomputer e all'elettronica vintage. Di cosa vi voglio parlare oggi? In genere per questi argomenti faccio video brevi. Dobbiamo fare un unboxing di un pacco piuttosto speciale. Vi ricordate a dicembre nel video dell'IBM PS2 modello 30 con processore Intel 286? Ve l'avevo accennato. Avevo ordinato un altro computer di quel modello per ricambi su Wallapop e non mi era mai arrivato. Al di là del fatto che mi avevano rimborsato, quello che mi dispiaceva era proprio che il computer fosse chissà dove, abbandonato e chissà quale magazzino. Ma recentemente ho ricevuto una mail da parte del Corriere BRT che mi avvisava che era in consegna un pacco intorno ai 10 kg. Io sinceramente non avevo ordinato nulla di tutto ciò e quindi questa consegna mi ha particolarmente stupito. Allora, le dimensioni del pacco sono paragonabili a quelle di un IBM PS2 modello 30. Vogliamo vedere se c'è veramente lui dentro. Fortunatamente il pacco è messo parecchio male, ci sono dei punti in cui è addirittura aperto e parrebbe anche rinastrato. Anche di qua, non solo da quel lato di là, ma anche di qua troviamo punti in cui è rovinato. Allora, io sinceramente non so che cosa ci potrò trovare dentro, se il computer è completamente frantumato oppure ancora in condizioni decenti. È anche vero che è un computer per ricambi, quindi anche che fosse un po' rovinato poco mi cambia, però mi dispiacerebbe che il danno fosse causato dal trasporto e non solo quello originale che doveva avere il computer. Siete curiosi anche voi? Apriamo? Allora, avviciniamo un attimo e voglio farvi vedere esattamente come non si imballa un computer. Cioè, vedete quanto poco spazio c'è tra il computer e la scatola? Immaginate che la scatola prende una botta in questo punto. Viene immediatamente trasferita sul computer, che si scassa. Anche qui, guardate, cioè non c'è un minimo spazio, quasi non c'era neanche l'imballaggio, che copre soltanto un pochino dietro e un pochino era messo davanti. Classico esempio di come non imballare un pacco. Tra l'altro io non so se Wallapop me lo farà pagare, perché è capitato già anche in passato che ordinassi un pacco, non era mai arrivato, poi è arrivato successivamente con un certo ritardo e hanno pure preteso i soldi, cioè mi hanno contattato tramite messaggio e mi hanno detto di pagarlo. Allora, in realtà qui c'è un piccolo pezzo che si sta staccando, quindi evidentemente una botta l'ha presa. Questo qua sembra già esistente in precedenza, sembra più il segno di un cacciavite per aprire il computer. Qua la custodia è rotta, quindi anche questo pezzo è rovinato. Beh, insomma, direi che già abbastanza danni ce li abbiamo. Proviamo ad aprirlo e vediamo che cosa troviamo dentro. Allora, per fortuna la chiave è già aperta, perché altrimenti è un casino. Senza chiave, in effetti, aprire questo computer è un casino. Ci sono due viti da sto lato, due viti dall'altro lato. Ok. Le svito tutte, si potrebbero lasciare anche dentro a metà, però preferisco tenermele da parte, le metto in un sacchettino che poi seguirà all'interno di questo computer. Allora, come vedete non c'era neanche bisogno di fare leva, si è aperto da solo, io non lo so perché hanno fatto leva, hanno rovinato. Oh. Diamogli un'occhiata. Floppy disk drive, hard disk
da 20 megabyte con questo connettore specifico per questo tipo di computer, che è difficile anche trovare su altri modelli, forse su IBM PS1. Sotto si vede della ruggine, la vedete là sotto, chissà da dove viene fuori, però la scheda è un po' ossidata. All'interno troviamo un po' di ruggine ovunque, due banchi RAM sembrerebbero sani, c'è una batteria che purtroppo parrebbe aver perso un attimino di acido, perché gli unici componenti ad avere queste macchie, anche qua dietro c'è un altro, sono proprio questi intorno alla batteria, mentre invece altrove di macchie non ne vediamo. La batteria qua sopra potrebbe aver perso un attimino di acido. Ecco, direi che il computer non è messo per niente bene. Proviamo a staccare l'hard disk e a vedere come è messo sotto. E anche il floppy disk drive. È tutto eccessivamente sporco. Stacchiamo i connettori. Come mai non viene fuori? C'è qualcosa che lo trattiene? Allora, probabilmente l'hard disk faceva fatica a sfilarsi per via di questo perno qui. Però vediamo un po' se riusciamo a toglierlo. Ok. Vediamo se viene fuori. Sì, adesso viene fuori agevolmente. L'hard disk in sé non sembra acconciatissimo, c'è soltanto qui un po' di ossido, qui sopra. Sembra tutto molto duro. Adesso si è un attimino sbloccato. Secondo me, anche solo per provarlo, potremmo tentare di collegarlo su un altro computer dopo avergli dato una spolverata. E invece il floppy disk drive. Sembra un po' storto. Tutto conciato anche questo, pieno di polvere, però la scheda non sembra avere grossi punti di ossido. Il motore gira bene, ma secondo me possiamo provare anche questo drive. E ci sarebbero anche queste due RAM qua dietro che secondo me possiamo provare su un altro computer. Ok, dai, iniziamo a provare questi componenti. Allora, prima di inserirli nel mio computer, questo qua, IBM PS2 modello 30, processore Intel 8086, come quello che avevo comprato, che è arrivato danneggiato, ho sicuramente spolverato un po' tutti questi componenti e gli ho anche passato dello spray per togliere l'ossido dai contatti, anche che non sono venuti proprio perfettamente puliti. Oltretutto sul drive è saltata via il pulsantino, perché tra l'altro è pure spaccato, cioè è rotto. O durante il trasporto era già scassato prima. Quindi adesso togliamo i componenti da questo computer, RAM, hard disk e floppy, mettiamo quegli altri e vediamo se vanno. Teniamo ovviamente da parte i componenti buoni, perché dopo li andiamo a rimettere.
Certo è che se non va niente di questi componenti per ricambio che ho preso, la scatola è rotta. Cioè, alla fine l'ho preso proprio per niente. Meno male a questo punto che mi hanno rimborsato. Sempre che poi non me li richiedano indietro i soldi. Hard disk. Sì, li lascio anche un po' così a metà, tanto per fare un esperimento veloce. RAM. Ora siamo pronti a dar corrente a vedere se il computer si accende o meno. Accendiamo, monitor, computer. Allora, la RAM sta contando. La RAM sembra a posto, 640 kB, ok. Però non fa alcun suono, quindi ci sarà qualche cosa che rompe le scatole. Ah cavolo, che peccato. Errore del disco fisso, guardate qua. Quindi non funziona il disco fisso. Cioè, che fregatura, che cavolo, ho preso un computer per ricambi a fare. A questo punto metto dentro un dischetto. Sembra che abbia un arresto anomalo, come se fosse un po' frenato come hard disk. Ok, mettiamo dentro bene il dischetto. Adesso non si sente più il casino dell'hard disk, ovviamente. Rifà il test della RAM, che a questo punto mi aspetto funzioni, perché prima funzionava. Niente, non legge. Vabbè, dai, abbiamo capito che ho comprato un computer per ricambi che è completamente scassato e quindi non ci posso recuperare nemmeno i ricambi. Questa cosa fa piacere a nessuno, a me sicuramente no. Per fortuna a questo punto che l'avevano perso sto computer, perché se l'avessi dovuto realmente pagare per avere un hard disk scassato, un drive scassato e soltanto due stack di RAM, insomma, non è che mi facesse proprio piacere questa cosa qua. Vabbè, dai ragazzi, adesso rimonto il mio computer come era prima. E niente, dai, ci vediamo al prossimo video. A presto, ciao ciao!